La tubercolosi è una malattia infettiva e contagiosa sostenuta dal bacillo della tubercolosi, che è una malattia diffusa in tutto il mondo. Col sviluppo industriale nei paesi europei, la malattia ha cominciato ad avere una rilevanza epidemiologica che in passato non aveva. Colpisce un numero di persone elevatissimo, circa 1 miliardo e 600 milioni di persone oggi sono contagiate con il batterio e di loro circa il 10% finirà con l'ammalarsi della malattia attiva. La tubercolosi oltretutto si è andata ad associare ad un'altra malattia infettiva che purtroppo favorisce grandemente lo sviluppo della malattia tubercolare nelle sue forme più violente, che è l'infezione da HIV. La terapia della tubercolosi è una terapia lunga, richiede molti antibiotici per molti mesi. Pazienti che si erano ammalati di una tubercolosi curabile inizialmente, in seguito all'interruzione in maniera episodica del trattamento con uno o più di uno dei farmaci che stavano prendendo, hanno sviluppato delle resistenze nei riguardi dei farmaci curativi, fino a che non si sono selezionati dei ceppi di tubercolosi che si chiama multiresistente, che rappresenta purtroppo un grossissimo problema di tipo sociale, in quanto i costi per curare questo tipo di casi con dei farmaci di seconda o terza linea, purtroppo non facilmente reperibili sul mercato e di alto costo economico, sono tali per cui molti paesi non possono permettersi di curare questi pazienti. Questi casi di multiresistenza si sono trasformati in casi di ultraresistenza, cioè anche i farmaci di seconda e terza linea sono inutilizzabili in questi pazienti, e il caso del paziente americano di cui si è letto sulla stampa negli ultimi giorni è proprio uno di questi. In Italia ne sono stati segnalati 8, e questi sono fondamentalmente dei pazienti che sono destinati prima o poi a morire, purtroppo più poi che prima, nel senso che finché sono persone vive, vitali e che hanno una vita sociale, possono trasmettere ad altre persone questo tipo di bacillo. La situazione epidemiologica in Italia è una situazione diciamo di media tranquillità come numeri assoluti, circa 6.000 casi stimabili, 4.000 notificati e probabilmente un 30% in più che sfugge alle statistiche, però non dimostrano una diminuzione come sarebbe invece auspicabile. I fenomeni che hanno causato questa stabilizzazione del numero di casi sono stati diversi negli ultimi decenni. Lo smantellamento dei servizi antitubercolari, un po' troppo precipitoso rispetto a quello che probabilmente erano le necessità epidemiologiche, e quindi la perdita di conoscenze sulla patologia da parte dei medici e soprattutto sulla perdita dell'intervento integrato sia di tipo preventivo che diagnostico che terapeutico. Il boom dei casi di infezione HIV. La vicenda di cui quasi in contemporanea al famoso caso di tubercolosi ultraresistente si è parlato sui giornali in Italia e che riguarda la scomparsa, pressoché senza preavviso, di uno dei due farmaci fondamentali per la lotta alla tubercolosi, che sono, la rifampicina e appunto l'isoniazide, che è stato il farmaco colpito da questa improvvisa, riduzione della produzione. È una vicenda che purtroppo è solamente la ripetizione di una storia vecchia. L'isoniazide viene prodotta in Italia da due case farmaceutiche, una multinazionale e una ditta italiana più piccola. La multinazionale ha pressoché senza preavviso interrotto la produzione di questo farmaco. Le politiche produttive delle aziende private ovviamente sono sempre non chiare, ci possono invece essere dei problemi di tipo francamente economico. I farmaci antitubercolari di prima linea, per esempio l'isoniazide, sono farmaci di vecchia sintesi e quindi di bassissimo costo e di solito anche di bassissimo ricavo. Se manca la volontà politica di eradicare
la malattia dal paese in questione, è molto difficile che si possa fare un lavoro ben fatto, perché per quanto i medici e i pazienti possano essere volenterosi, è molto difficile far sì che tutto funzioni se non ci sono degli investimenti sufficienti. Se pensiamo che la tubercolosi è una malattia curabile e che un'intera cura di 6-7 mesi costa 10-15 dollari in totale, ci rendiamo conto di come veramente anche con alcuni milioni di ammalati si potrebbe curare la tubercolosi con 100-150 milioni di dollari, che sono una cifra ridicola quando andiamo a pensare a quello che costa un carro armato o un aereo da guerra. Ombrillo.